Oh, finalmente mi è arrivato il pacco da Ben Good. Ho ordinato circa 2 settimane fa questi, eccoli qui, due super condensatori da 700 farad della GDC PH. Avevo già provato in un precedente video un microcondensatore da 3 farad, microcondensatore nel senso piccolissimo, grandissima capacità, e stessa marca. Ed eccoli qui, subito pluriball preso da mio figlio che chiaramente ha attratto. Ecco qui, arrivati sani e salvi, perfettamente, sono costati tutto sommato anche poco. E adesso chiaramente, una volta sballati, procederemo con gli esperimenti. Insomma, adesso c'è da giocarci un po' per capire un po' come funzionano, come se rispondono poi a quanto sperato. Ecco qua, serie GLS 2,85 volt 700 farad. Ecco qua, la pila è un po' scarica, ma va bene perché comunque è una tensione comunque maggiore rispetto a quella di esercizio del condensatore, del super condensatore. Adesso vogliamo vedere un po' la carica, che cosa succede. Vediamo. Qui mi dice che già ci sono 1,5 volte. Ci We're dice. straight doing it. Un pochino carico, e adesso vediamo un po' che succede. Teoria dovrebbe pian piano aumentare. What up, Don? E infatti sta aumentando piano piano. Non aumenta perché la batteria è scarica. Vediamo un po' se questo stacco. Si sta caricando con questo. Straight doing it. What up, Don? Ecco
Eccoci qua, 2,85. Ho velocizzato un pochettino il video perché adesso siamo a 9 minuti e 50 secondi, è un po' troppo, e allora l'ho velocizzato. Tolgo la batteria e al posto della batteria lascio il voltmetro collegato, così si vede bene. Adesso andremo a fare un'altra prova, visto che adesso l'abbiamo caricato. Dovremmo provare ad accendere qualcosa. Allora, questo è un LED di discreta potenza, vediamo un po' che succede. Perfetto, bene, eh? Ora, in teoria adesso questo LED dovrebbe rimanere, devo cercare di non far fare cortocircuito tra i due coccodrilli, dovrei mettere qui, e questo potrebbe andare avanti anche per ore, eh? Potrebbe andare avanti anche per ore. Qui si comincia a vedere che siamo scesi già a 2,84 volt. Siamo versi 3. E ripeto, questo è un LED di una discreta potenza, eh? Adesso andrei in time lapse perché meglio velocizzare. Bene, io direi di fermarci qui perché tanto ormai penso che la cosa duri parecchio ancora, è diminuita un po' la luminosità. Passiamo a un altro esperimento, ma che chiaramente sarà un altro video. Quindi arrivederci al prossimo video.